quale ruolo ti trovi meglio in questo momento del campionato? Non lo so, so che posso ricoprire nel bene e nel male tutti i ruoli, posso crescere da play, ho fatto per una vita la mezzala, ho toccato anche qualche partita da trequartista, però ecco, abbiamo giocatori forti, abbiamo il capitano che comunque appunto ha esperienza, abbiamo due giovani, Dragomir e Kingsley, che corrono, che sono forti, secondo me sono veramente forti. E abbiamo in panchina, oggi c'era Moscati e Bordin, che sono altri due giocatori importanti. Siamo una squadra forte, quindi chi c'è. Sicuramente non è che va a penalizzare la squadra. Molto contento, però penso che abbiamo fatto una bellissima partita tutti quanti. Peccato per quei due gol che abbiamo concesso un po' distrattamente, posso dire, però già da domani dobbiamo lavorare con testa bassa e pensare a domenica. Penso che per il resto il gioco lo esprimiamo un bel gioco, ci divertiamo in campo, che quella penso sia la cosa migliore. E devo dire che dobbiamo aumentare un po' più la maturità in generale della squadra. Partita dai due volti, tre punti meritati, su questo nessun dubbio. Primo tempo brillante, con almeno 3-4 palle gol create, una ripresa in leggero affanno. Il Perugia dà la sensazione di capitolare alla prima difficoltà e su questo aspetto Nesta dovrà lavorare. In una occasione e mezza creata dai biancoscudati, i grifoni hanno incassato due reti, tante, troppe per una gara che avrebbe dovuto, con pieno merito, essere in cassaforte già dopo 20 minuti. Eh sì, perché il primo tempo avrebbe potuto concludersi 3-0. Le occasioni da rete create dai grifoni nei primi 45 minuti sono state numerose. Dragomir, il migliore in campo, il conte Vlad, e ci sia concessa la paternità di questo affettuoso soprannome, è stato eccezionale per quantità e qualità. Berre sta crescendo e Bianco è la solita garanzia. Lui, il capitano, il numero 8, nel giorno in cui abbiamo ricordato l'indimenticabile ed intramontabile numero 8 Renato Curi, ha dimostrato di essere la solita sicurezza, una regia senza fronzoli, mai un pallone buttato a casaccio. La difesa, da Gabriel in primis, dovrà lavorare soprattutto per evitare di commettere errori e per evitare di concedere calci piazzati. Ricordiamoci che a Livorno c'è Alino Diamanti, uno che è uno specialista, un altro ex, come Colantuono, come Di Carmine, come Bisoli. Gli uomini e i mezzi in difesa ci sono, anche per offendere. Abbiamo visto questa sera Eli Amik, autore del gol vittoria, che ha scacciato via i cattivi pensieri. Nella storia recente del Perugia, basti ricordare le gare giocate contro Venezia, Milazzo o Ascoli, alcuni gol oltre il 90° hanno cambiato totalmente le sorti di un campionato. Speriamo che anche in questo caso sia così. Un gol di Eli Amik al 92° di Perugia-Padova ha dato la vittoria ai grifoni, ma soprattutto ha dato serenità all'ambiente, mentre si stava già per scendere, no? le nubi scure sul Curi, dove il Perugia aveva giocato bene, ma aveva raccolto solo un punticino fino a quel momento, non meritando appieno quello che aveva costruito. Il gol di Amik ha cambiato sicuramente l'economia di quella partita, ma speriamo anche del campionato. Un campionato che vede Perugia a metà classifica, ma non lontano né dalla parte superiore né dalla parte inferiore, una zona di galleggiamento che in questo momento ci può stare, ma che questa vittoria appunto speriamo possa dare quella decisivo per prendere una marcia importante già dalla prossima gara contro il Livorno. Il Perugia contro il Padova ha giocato bene, ha fatto una grande gara, ma purtroppo alcune disattenzioni difensive hanno dato la possibilità e l'opportunità al Padova di Bisoli di pareggiare la gara. Il Perugia, come detto, ha giocato un'ottima partita su tutti, forse Valerio Verre, non solo per il gol, ma anche per quanto dimostrato in mezzo al campo. Buonissime prestazioni anche di Kirkley, di Vido, di Dragomir, di Melchiorri e soprattutto, non solo per il gol finale, anche di Eli Amik. Che sia veramente la svolta della stagione, ce lo auguriamo con tutto il cuore, perché
questa squadra, questi tifosi, questa società e questo ambiente di Perugia merita sicuramente di vedere una nuova pagina gloriosa della sua storia. Importantissimo, una vittoria come quella di ieri sera trovata nel giorno del ricordo di Renato Curi. Sappiamo che tutti gli anni in Perugia, quando gioca la gara dell'anniversario, no? Della tragica scomparsa di Curi, stranamente per fortuna, insomma, trova sempre la vittoria e lo fa quasi sempre sotto la pioggia, quindi che sia anche questo un segnale dal cielo. Vince il Perugia 3-2 sul Padova, quanta fatica, ma quanta fatica, incredibile come questa squadra sia complicata da sola tutto quanto. Primi 35 minuti di gioco, un Perugia favoloso, un Perugia a tratti anche sontuoso, totale padrone del campo, capace di schiacciare il Padova di Bisoli nella sua metà campo, spesso addirittura nella sua area di rigore. Grandi azioni, anche occasioni sprecate per poter raddoppiare e triplicare le marcature, e una supponenza che il Perugia ha pagato a caro prezzo proprio nel finale di primo tempo, quando la squadra si è abbassata un po', ha cominciato ad abbassarsi, a ritirare un po' giustamente anche il fiato. Però è incredibile come questa squadra, appena abbassi un po' i ritmi, faccia difficoltà a gestire la partita, gestire il risultato, un problema non nuovo dalle parti del Curi negli ultimi anni, e concedendo qualcosina, concedendo qualche calcio d'angolo, qualche situazione così genericamente pericolosa al Padova, è arrivato questo calcio di rigore con un errore evidentemente di valutazione da parte di Gabriel, che è uscito in modo troppo avventato, troppo aggressivo sul giocatore del Padova, su Capello, che si è conquistato il rigore, lo ha calciato e ha pareggiato. Quel gol del Padova, cioè quel pareggio chiaramente immeritato ma comunque realizzato, ha messo acceso improvvisamente la sensazione della paura, l'ansia di non riuscire a vincere, di non riuscire a portare in porto l'ennesima partita giocata bene dopo quelle di Salerno e Verona. E nel secondo tempo la squadra è scesa in campo in maniera molto diversa rispetto al primo, con appunto tanta paura, tanta ansia e tante disattenzioni anche in difesa, quindi una squadra diciamo molto trasformata in negativo rispetto al primo tempo. Quello che non è stato in grado di capitalizzare il Perugia non è poi riuscito a replicarlo con la stessa sicurezza nei propri mezzi, con la stessa consapevolezza, con la stessa forza nel secondo tempo. Per fortuna ci hanno messo i grifoni, ci hanno messo la grinta, ci hanno messo la volontà, ci hanno messo quel cuore oltre l'ostacolo per riuscire prima a ritornare in vantaggio con una punizione a due in area di Falasco, con una botta che si è infilata all'incrocio alla destra di Merelli. Poi, dopo il nuovo pareggio, ancora a causa di un grave errore difensivo e di gravi disattenzioni di un Gabriel che comunque nel secondo tempo ha dato dimostrazione a più tratti di essere veramente in un momento di grave difficoltà a livello psicologico, a livello mentale, dopo quindi l'ennesimo pareggio di Cappelletti, è arrivato poi alla fine, nel finale di gara, al 92esimo, questa zampata decisiva del 3-2 di Elia Mick, che ha salvato capre cavoli, ha salvato il risultato e probabilmente anche la panchina di Nesta. Certo, c'è da riflettere, perché per la prossima partita di Livorno sicuramente ci sarà da fare di più. Il Perugia conquista una grande vittoria sul piano del morale, del risultato, della classifica, ma fa, a mio modo di vedere, un passo indietro molto pesante dal punto di vista della continuità di gioco.